La scienza divulgata ad alto gradimento ha avuto veramente un grande successo. Ed è grazie, per questo che abbiamo grazie chiamato. Appunto alla presenza qui in aula del professor Anemo Carloni, illustre luminare dell'alta medicina e dell'alta chirurgia. E tra l'altro lui con poche decisissime pennellate riesce a veramente a descrivere una cosa complicata come che è successo l'ultima volta, ci ha parlato dei globuli rossi, mi pare. Adesso se vogliamo parlare delle cose base del corpo umano, la vena per esempio, così conoscendo il corpo umano lo si può curare, o le arterie, possiamo parlare delle arterie per esempio, no? Le arterie, no? Se parliamo delle arterie, Che cos'è? Cioè il tema è l'arteria nella storia per esempio, no? Ecco, cominciamo dalla aorta casomai. Io veramente del sistema circolatorio non ci ho mai capito un amato cavolo. Ci sembra strano, questo mi sembra strano perché lei dovrebbe essere ero sempre un poco deboluccio su questo sistema cardiocircolatorio. Va bene, ma almeno l'aorta, il concetto della aorta lo sa. Pertanto all'esame di laurea conseguita con lode all'Università di Trapani nel 1927, io bocciai il mio esaminatore che mi si era antipatico. Soffermato su il sistema vascolare. Allora lei non ne vuol parlare. No. Allora chiudiamo. Passiamo a una cosa più semplice. Chiudiamo la orta che c'è corrente. Parallelo storico critico tra il corpo umano e il ventilatore. Il corpo umano. Oh, bene, questa è una buona idea, tra il corpo umano e il ventilatore. Ecco, vediamo se c'è. Me preparerò adeguatamente questo tema e ve lo porterò. La prossima volta. E allora questa volta di che parliamo? Del corpo umano maschile. Maschile, benissimo. Allora, è differente tra il corpo umano maschile femminile. E il corpo umano femminile. Senza scendere il corpo umano. Vabbè, mi raccomando, sono finiti i corpi umani. Sì, sono finiti. Dunque, sì, senza scendere in particolari anatomici. Trattiamo il tema con termini scientifici. Con termini scientifici. Mi raccomando, quando arriviamo alle parti più importanti la della scintillografia romanza ha messo in luce le ultime teorie sul corpo umano maschile e femminile. Il corpo umano maschile si presenta peloso, filoso, ciuffoso e sbrottoloso. Ecco, cioè è leggermente un po' più grossier. Capisci? Ciuffoso è un termine medico? Cioè, ciuffoso e ciuffacchioso. Ma non è proprio un termine medico, secondo me. Comunque rende l'idea. Questo corpo umano è munito di alcune membrature ed asperità atte a sopportare lo sforzo e la sforza. La sforza è femminile. È chiaro, è generalmente più lungo, largo e lardo e basso e grasso e spesso dell'omologo corrispondente femminile. Ecco, corpo maschile. Ed è munito ad intervallo irregolare delle famose sommenzionate sbrozze. Che sono le sbrozze? Ma questi termini scientifici che le aiuta, professore, forse sono un po' arcai, non so. Come le sbrozze, che è questa scuola di Esculapio? No. Le sommenzionate sbrozze o sbuffe. Sbuffe. Sarebbero delle. Che sono? Le o sbrocche. Cosa sono in italiano? Professore, ci dica perché non lo capiamo le noi. Le sbrocche. È chiaro, queste sono quelle sbroccolacchiatore. Della pelle. Della pelle. Oh, diciamo notosità. Notosità. Che la pelle maschile è leggermente diversa dalla pelle femminile, che notoriamente è meno delicata. C'era bisogno di sbrocche e sbuffe. Vabbè, ci sono termini scientifici. Queste in fin di vita e già fin dalla fine più della più remota nascita o crescita o mescita Mescita. Professore, lei sembra che faccia una confusione tremenda tra questi termini scientifici. Stiamo parlando di... Sbaffida. La sbaffida che sarebbe? Sarebbe la velocità del corpo umano maschile rispetto a quello femminile. È chiaro, la sbaffida la sanno pure gli asini. Scusi, professore, noi non sappiamo. Eppure i cretini la sanno. Scusi tanto, professore, noi non la sappiamo. E io non la so, che ne è.
Tutti somari. Va bene, non insisto. Vada avanti con la differenza tra corpo umano e maschile. Alla fine della più remota nascita o crescita o mecita o sbatto. Alla sommità di questo corpo umano c'è questo pirulocchio che è il capo o capocchio. La testa, arto superiore. Come arto superiore? Questo non l'ho mai sentito nominare. Arto superiore, l'arto la testa, superiore. L'arto superiore. La testa. Vabbè, è un... Ma il termine tecnico qual è per definire la testa? Una specie di scafandro. Va bene, di... Questo è il corpo maschile, no? Una specie di scafandro, mi ha detto che sia come... Sì, come uno scafandro. Come la quello. Testa, professore. Abbiamo la testa. Come una sgarcioppa. Vabbè. Non è molto ortodosso come termine, la tecnica. Non è molto tecnico. Comunque, vabbè. Insomma, il capo, per il capitolare, il capo, il capocchio, l'arto superiore, sto scafandro, sto sgarcioppo, si generalmente presenta munito di chioma. O chiomo. Chioma. Chiomotto è... mai sentito dire comunque. Chiomotto? Chiomazzo. Vabbè, chiomotto? Professore, ci dica se questo è il termine. Sto chiomotto si presenta svariabile, svariata, smucchiatura, spugnatura o sfumatura. Secondo come sono sistemati i capelli. Coloratura varia, variabile, a seconda delle razze, delle parentelle, i capelli, professore, mi sembra un po' ai raggi ultravioletti. Vabbè, i capelli. Sotto la testa che c'è. Tale sgarcioppo, sto scavando questa testa, quest'arto superiore, entro la quale nella chiomotto si sovente allignano e inguate. Si allignano sovente. E lui mette questa particella. Si sovente allignano e inguattano i pollici, i pinici, i porrocchioli. Va bene. E insieme le parassiti. I miei parassiti della testa, dei capelli, va bene. Dipende. Però il termine tecnico. Questo era una specie di descrizione del corpo umano maschile. Rimandiamo la prossima volta la descrizione del corpo umano femminile perché non abbiamo il tempo. Vabbè, comunque. La barcella. Ma non si preoccupi, professore, mettete la banda.